Ciao amici, bentornati! Vi stavo aspettando! Ciao amici senpai, vi stavo aspettando anch'io, perché oggi torniamo Loki! Nei teleport delle morph di Five Nights at Freddy's hanno aggiunto una stanza che non credevo vera! E andando in fondo, ancora più in fondo, ancora più in fondo, ancora più in fondo, ancora... È questa! Abbiamo trovato le backrooms! Siamo nelle backrooms! Abbiamo trovato il portale per le backrooms! Era una parete più scura delle altre e come potete vedere è abbastanza scura. È nera perché dovete sapere che l'ingresso nelle backrooms è dato dalla presenza di una parete più scura delle altre. E queste frecce a terra ci dicono arena. Dove dobbiamo andare? Forse dovremo combattere. Non voglio combattere, che arma ho? La torcia! Cosa mi serve una torcia nelle backrooms? Oh, però fa tanta luce. Sono tantissimo curioso di sapere che morph ci siano nelle backrooms. Qui forse potremo andare di qui saltando, facendo dei piccoli saltini, non troppo alti. Oh mamma mia, che cos'è questa leva? Ma c'è un segnale d'avvertimento. Qui ci dice che se la prendiamo, prendiamo la scossa. Se la tiriamo, proviamo. Ok, è successo qualcosa? Questo cavo rosso si collega lì, quindi forse credo che dovremo andare lì. Ma noi cerchiamo sempre sotto, perché non è detto che non ci siano altre morph. Questi birbantelli, questi furbetti, cercano sempre di nasconderti le morph dove mai potresti trovarle. Come questo bottone. Che cos'è? Dimmi che è una morph. Cos'è sto bottone blu? Abbiamo premu... Devo premerlo e saltare. Tira fuori questi cosi. Sì! E se aspettavano troppo, venivano risucchiati. Ora saltiamo di qui e finalmente... No, non finalmente! Dobbiamo ancora arrivare là in fondo! Allora facciamo dei piccoli saltini. Vi ricordate? Piccoli saltini nelle backrooms. Hai bisogno un asse di legno per passare. Io non ce l'ho l'asse di legno. E me lo dici solo ora? No! Dov'è l'asse di legno? Finché non troveremo l'asse di legno, questo posto gli diremo ciao ciao. Ce lo scorderemo. Ma credo che andando qui avanti, perché noi abbiamo interrotto il parkour e siamo arrivati da lì, seguendo la freccia nera delle backrooms. E ora qui... possiamo attivare i condotti di ventilazione. Sto iniziando a sentire dei rumori. Oh oh. Cosa sono quelle mani arancioni? Sicuramente non è Orange the Rainbow Friends. Queste sono porte finte. Forse devo trovare la porta vera. O forse solamente un muro. Non lo so, non ci sto capendo più niente. Nelle backrooms è facile perdersi. Infatti non ci sto capendo più niente, perché sono tutte uguali. Questa dimmi che una morfe non mi uccide. Sì! È l'amico Orange! L'abbiamo trovato! Cosa ci fa Orange qui? Ma poi Orange è piccolino, quello era gigante. Abbiamo trovato Orange dei Rainbow Friends. E forse questa è l'asse di legno che ci serve? No! E ci dice che le telecamere sono attive. Ok, sono un po' troppe telecamere. Cosa state facendo? Perché mi guardate tutte? Smettetela di guardare! No, sto scherzando, voi continuate a guardarla. Perché devo calciare il televisore? Sto calciando il televisore! Ma perché? Ah, perché sotto c'era un bottone! Ho premuto il bottone e si è aperta una porta. Ma ancora dell'asse di legno? Non c'è traccia. Niente, queste porte... No, mi sa che una porta... Sì, questa qua! C'è un bottone strano! Questa porta... No, non è un bottone! Era un numero! Il numero della stanza 207, ma abbiamo bisogno di una tesserina per passare. E ovviamente anche questa. Uffa! E allora torniamo indietro. Stanza delle telecamere. Ci servirà quindi una chiave e una assi di legno, che a trovarle è un po' impossibile qui dentro. Credo che dobbiamo tornare all'inizio, e questo è il modo più veloce per tornare all'inizio. Qui siamo all'inizio, questo bottone non l'avevamo premuto. Noi eravamo andati qui dentro e sappiamo che ci serve una tessera e un assi di legno, ma in questa zona non ci siamo entrati e credo che dobbiamo fare non scegliere il garage sbagliato. Ah! Oddio, Talking Ben, che spavento. Va bene, non era quello giusto. Quindi se non è questo, proviamo questo a questo punto. Oh, basta Talking Ben! Oh, abbiamo capito, la stanza di Talking Ben. Basta, ti prego. Sicuramente è l'ultima, proviamo l'ultima. Sì, è l'ultima. Meno male, forse qui si riesce a trovare l'asse di legno. Perché ti hanno messo il modo di risalire? Era semplice questa cosa. Forse dopo dovremo riscappare. Qua si può togliere, grattare via con le unghie la carta da parati. Sì, e dietro c'era un finto muro. Ma qua tutta la stanza è il contrario. Cosa sta succedendo? C'è il secchio con dentro? Non voglio saperlo, è un liquido rosso bruttissimo. E allora saltiamo, c'è anche il quadro al contrario. Abbiamo trovato la tessera. No, forse è solo una chiave. Ma questa qui ci servirà? No, è una chiave dell'acqua. La chiave dell'acqua si trovava dentro un bagno. Oh no, in che senso devo entrare nel cesso? No, devo entrare dentro al water. No!
Che schifo. Sono finito dentro il water. Queste si chiamano le bathrooms. Non sono più le backrooms. Sono le bathrooms perché siamo nel bagno in inglese. Abbiamo bisogno di una chiave per aprire la porta. E allora apriamo. Oh oh. No, forse sono le pool rooms. Com'è che si chiamavano le back rooms? Facciamo un po' di luce. C'è un'altra intrappolata con me. C'hanno un nome particolare queste back rooms, dove c'è l'acqua e le piastrelle. Questa è un'altra chiave. Abbiamo trovato un'altra chiave. Questa chiave cosa ci servirà? È tutto uguale questo posto. Non ci sto capendo più niente. Usciamo da questo posto. Sicuramente non è qui dentro. Ma forse noi abbiamo due chiavi adesso. La chiave numero 2 e la chiave numero 1. Quindi proviamo adesso ad aprire questa porta con la chiave numero 1. E qua sotto. Oh mamma, sto per annegare qua sotto. Oh 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 oh. Presto presto presto. Non so neanche nuotare con sto personaggino. Ci sono delle scale. Meno male. Che cosa dovrebbe essere questo? Lo strone del water. Lo stracessone. Lo spazzolone. No, no, lo spazzolano. Lo spazzolone. Qua c'è qualcosa. Vedo qualcosa. Sì. Cosa sei? È quello che ci serviva. È la tessera della stanza di 207. Possiamo rifiondarci qui sotto e tornare all'inizio. Dai, fammi salire. Fammi salire. Sì. E ce l'abbiamo fatta. Siamo ritornati nello sturecesso. Abbiamo tutto. Abbiamo tutte le tessere. Ci manca soltanto l'asse di legno. E penso che l'asse di legno si trovi dentro all'arena. Ora rifacciamo tutto questo percorso all'indietro. Anche se qua non c'eravamo stati. La stanza degli orologi. Cos'è questo coso? Formaggio del topo. Il topo delle backrooms. Abbiamo già trovato un'altra morph. Ora poi le faremo vedere tutte. Ma non è sicuro stare troppo un po' giocherelloni qui all'interno delle backrooms. È sempre meglio andare avanti. Dov'è l'asse di legno? Non lo so, non credo sia questa l'asse di legno. E come faccio adesso a passare? Non credo. Ah, ce l'ho fatta. Forse quel gas lì era pericoloso, non lo so. Quel gas, tra l'altro, mi ricorda tantissimo il condotto di ventilazione che c'è nel Rainbow Friends. E da questi cosi usciva Purple con le sue manine. Ma adesso qui ci dice che abbiamo bisogno di una scatola. Questa è la scatola. E la scatola adesso la mettiamo qui. Per far cosa? Non lo so. Possiamo aggiustarlo. Stiamo aggiustando i cavi con le nostre mani. Non fatelo a casa. Non si aggiustano i cavi con le mani. Si aggiustano con gli attrezzi. Oh, se no prendete la scossa. Abbiamo preso un'ascia. Ma quante cose ci sono? Dovete assolutamente giocare. Questo qui si chiama FNAF Morph Simulator. È tutto un labirinto questo posto. Come aiuto? Magari potremmo aiutare quello che ha scritto col suo succo umano. Potremmo usare l'ascia per togliere un pezzo di... Ah! Un pezzo di parete. Ma qui ci serve il martello pneumatico. Non riesco a far niente. Ogni cosa serve un'altra cosa. Cioè, vuoi respirare? Ti servono i polmoni. Dove prendi i polmoni? Dovevi chiederlo a tua mamma quando t'ha partorito. O forse voi non sapete ancora come nascono i bambini. Vabbè, non gli chiedete come nascono i bambini. Abbiamo trovato l'asse di legno. Come ce la portiamo in giro sta cosa che è altissima e lunghissima? Forse l'ho presa, ma non me lo fa vedere nell'inventario perché ho talmente tante cose. Ok, credo che abbiamo esplorato tutto in questo posto. Cosa c'è di qua? Oh no, un'altra stanza. Che cos'è? Una stanza ci serve la chiave verde che non abbiamo, ovviamente. Credo che con questo tutorial riusciate meglio a fare questa mappa perché è abbastanza difficile. Ora torniamo alle ventole che erano di qua. Facciamo il piccolo saltino, piccolo saltino. Ora, qua sopra cosa ci serviva? Non mi ricordo. L'asse di legno, giusto, ci serviva l'asse di legno per il parkour. Dobbiamo rifar tutto di nuovo. Per favore, mettete la lingua fuori. Grazie. Ah, come dal dentista. Ma ora finalmente possiamo mettere l'asse di legno lunghissima e passare di qua. Ora. Sì, cosa siete voi? Degli orsi polari? Che cos'è sta roba? Io ho fatto tutto sto casino per degli orsi polari nelle backrooms. Cosa dovrebbe essere? Me lo potete dir voi. Ora, invece, con la nostra tesserina possiamo andare nella stanza 207. Dite che nella stanza 207 ci sia già la morph? Oppure dobbiamo usare l'ascia per spaccare qualcosa nella stanza? Non mi ricordo neanche dov'è. Qui, nella stanza delle telecamere. E ora qui nell'hotel, nelle stanze d'hotel. La camera 207 era questa qui là in fondo. Dai, dai, corri, corri. Ah, si può correre, vero? Me l'ho dimenticato. Apriamo e... Non ci credo, è Shrek nelle backrooms. Nella stanza 207. Abbiamo preso Shrek nelle backrooms così. C'è qualcosa di nascosto dietro? No. Va bene, ciao Samba. Ora dobbiamo solo capire che cosa fare con quest'ascia. Ma una piccola idea mi è venuta. Qui dentro, nella mia testolina, nell'arena. Nell'arena ci sono i gladiatori. Nell'arena si combatte. Nell'arena ci sono i mostri. E allora affronteremo i mostri. Dove sono i mostri? Perché mi dice di andare dritto? Non c'è niente qua.
Ma che frecce sono, scusami. Va bene, noi seguiamo la freccia, andiamo in questa direzione, non proprio con la faccia contro il muro. Forse sono stupido io. Si è visto qualcosa? Cos'è quel muro azzurro? Siamo nei colori di Pibby. C'entra Pibby? Oh no, questa è la backroom degli uffici. Cos'è, un computer? Ma sicuramente ci servirà qualcosa per far andare il computer. Oh mio Dio, abbiamo attivato qualcosa nella stanza. Questi sono gli uffici dove studiano le backrooms. Qui ci sono gli ascensori, ma non possiamo farci nulla. Nell'ufficio 3. Chi è questo? Che cosa dovrebbe essere? Clarence! Bene, continueremo ad andare in giro con Locky e Lascia. Siamo stati nell'ufficio 1, ci manca soltanto l'ufficio 2. Ma qui ci serve la tessera dell'ufficio. Dove la possiamo trovare? Dove stiamo andando? Mi sono già perso. Qui non c'eravamo ancora entrati. Questo è l'ufficio 2, quello che ci serve. Dobbiamo soltanto trovare una tessera. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Ci serve la tessera dell'ufficio. Ecco, dobbiamo cercare dentro questi file. E abbiamo trovato la tessera dell'ufficio. Ce l'abbiamo proprio in mano. Sì, dai, corri Locky, corri, corri. Mi dimentico sempre che in questo gioco si può correre. E ora possiamo finalmente entrare e vedere che morph abbiamo sbloccato. Ma questa sembra una stanza tipo come quelle degli SCP. Mordecai. Oh, Mordecai l'aerodattilo. Che cos'è? Quindi siamo stati dentro agli uffici, ma nell'arena noi dobbiamo combattere. Ci servirà Lascia sicuramente. Anche se qui all'arena c'era un altro posto dove andare. Cioè qui. Seguiamo le frecce. Ci dicono sempre dove andare le frecce. Io seguo le frecce. Qualcuno le deve aver messe, quindi serve. Perché c'è una spada? Cosa mi serve la spada? Posso combattere? Oh mio Dio, posso combattere? Ma quelli sono gli uomini delle backrooms. Loro non dovrebbero essere cattivi. Posso ucciderli? Sì! Cosa abbiamo sbloccato? Qualcosa che non sappiamo che cosa sia. No! La maga cacciatrice, Freddy! Sono tutte entità delle backrooms, teoricamente. Siamo stati nell'arena. Questa era l'arena. Abbiamo combattuto. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto. Ma qui, dove non ci diceva di andare, quindi con queste frecce qua, non dirmi che è soltanto un labirinto. Ti prego, dimmi che c'è qualcosa. Non c'è niente. Sono rimasto intrappolato con... Ah! No! C'era un passaggio segreto. E qui cosa c'è scritto? Gira, torna indietro. Non l'avevo visto, c'è blu! Non ci posso credere, abbiamo preso blu! Blu! È blu! Non ci posso credere. Cioè, da qui non si vedeva. Poi arrivati qui c'è scritto girati. E c'è blu! E abbiamo preso blu. Blu lo voglio provare assolutamente. Ho trovato Shrek! Potremmo diventare Shrek. Non ci posso credere. Mi ha tolto tutti gli oggetti. Mi ha tolto tutti gli oggetti che avevo. Anche la mia ascia. Non ci posso credere. Cioè, bello sei. Sei molto bello. Somebody once told me che sei un vero STRONZO, Non c'è più niente dentro questa stanza. Non c'è niente. Ma abbiamo trovato blu. Blu amico. Eccolo. È lui, è blu. Blu, sto venendo a prenderti. Guarda, lì c'è il blu impostore. Corriamo verso blu impostore. Vediamo chi è il vero blu. Sei più blu tu o più blu io? No, è più blu lui. Io sono più azzurro. Bellissimo Freddy Blu. Siamo tornati dove c'era la scritta aiuto. Perché guardate che cosa ho preso qui. Non ho registrato, mi si è crashato tutto. Qui dietro questa stanza si può prendere il martello pneumatico. E ora non ci manca nient'altro che ritrovare Lascia. Eccola Lascia, finalmente l'abbiamo ritrovata. Ora in questa parete qui, subito dopo aver preso Lascia, possiamo prendere anche questo martello pneumatico e fiondarci giù dove c'è la scritta di aiuto. Arriva! Ah giusto, dobbiamo scavare. Pronti? Dovete scavare anche voi il tastino dei mi piace. 3, 2, 1. Dove stiamo andando? Siamo nelle fondamenta delle backrooms. Qua sicuramente ci deve essere qualcosa. Non so dove, ma c'è qualcosa. E forse ci servirà Lascia a questo punto. Non so se effettivamente qua sotto c'è qualcosa. La sto cercando da tantissimo, ma non trovo niente. C'è qualcosa di luminoso lì sotto. Che cos'è? Nom nom. Cosa sei, un koala arrabbiato? Il koala nom. Gnam gnam. Ora dobbiamo ritornare là sopra in qualche modo. Meno male che hanno messo queste scalette e possiamo arrampicarci. Ehi, no, mi sei incastrata Lascia. Pianino Locky, pianino. Tu, risali. Adesso andiamo a prendere la chiave verde, che dovrebbe trovarsi, forse, in uno di questi corridoi. Lì c'era il martello pneumatico e qui c'è la chiave verde. Sì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo quasi finito. Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? È qua. Ce l'abbiamo fatto, dobbiamo solo girare quest'angolino qui. Adesso c'è questo campo di forza, questi raggi laser azzurri, ma noi possiamo spegnerli. E adesso, aprire, finalmente. Ehi, perché non si apre?
forse devo... Perché non funziona? Oh, sì! Ok, abbiamo usato l'ascia per distruggere le assi di legno e adesso possiamo usare la chiave verde per aprire la porta. E dovrebbe esserci l'ultima morfe che ci manca delle backrooms. E dovrebbe essere, sì, quella di Adventure Time. Fin, l'animatronico. Per questa volta è tutto. Fanno pochi aggiornamenti di Five Nights at Freddy's, ma quando li fanno ci fanno perdere la testa. Non perdetevi nelle backrooms. Ciao.